Ciao a tutti, oggi nuovo video e questa volta vorrei mostrarvi tutto lo shopping che ho fatto da Essence con la nuova Trend Edition, che è questa qui, ossia la Beach Cruiser, sì. E praticamente ho preso, beh, prima cosa la pochettina che vedete qua, dove ho messo tutti i trucchi che ho comprato e che adesso vi farò vedere. Per i prezzi, come sempre, siccome non me li ricordo, ve li metto qua sotto nell'info box, vicino al nome di ogni prodotto. Il primo prodotto che ho preso è questa terra, che in realtà è una terra anomala, nel senso che io di solito non amo le terre fatte in questo modo, quindi le terre un po' scimmerine, però è l'unico momento dell'anno, questo qui, quello in cui le utilizzo, quindi a partire dalla primavera fino a fine estate, quando sono abbronzata, questo tipo di terre, anche se hanno un po' di scimmerini, un po' di sberluccichi, non mi danno fastidio e le utilizzo volentieri. Questa qui in realtà è totalmente matte intorno e solo la palma è sberluccicante, quindi si può anche utilizzare semplicemente da sola la palma come illuminante. Fa un po' strano dire utilizzare la palma come illuminante, però nel senso il disegnino se ci pigiate dentro il dito diventa un illuminante da solo, mixato invece vi fa proprio effetto terra, però appunto un pochettino shimmer. E questa qui si chiama, è la numero 01 Life is a Beach. Poi di questa collezione è uscito un blush e potevo non prendere il blush? Ovviamente no, infatti è qui, si chiama 01 I Love Summer Break e praticamente è di nuovo un blush degradé, quindi potete sia utilizzare la parte più chiara che la parte più scura, oppure fare un mix e andare a stenderlo proprio come se fosse un unico colore di blush. Mi piacciono ultimamente tantissimo questo tipo di prodotti e mi piacciono gli altri due che ha fatto Essence, ma lo sapete perché ve li ho già inseriti in tantissimi video. La differenza con quelli della collezione permanente è che questo qui è leggermente scimmerino, quindi secondo me il colore e anche il fatto che sia così scimmerino lo fa assomigliare moltissimo a uno dei miei blush in assoluto preferiti, che è quello di Collistar, il Maxi Fard che era uscito quest'autunno. Comunque quello che mi avete visto utilizzare in tutti i tutorial tutto l'inverno. Devo dire che mi sono lasciata un po' prendere la mano da questa collezione, però di solito le collezioni colorate in questa stagione mi attirano proprio a calamita, non riesco a farne a meno. Ho preso ancora i tre ombretti usciti, ne sono usciti proprio tre, io li ho presi tutti e tre, una delle poche volte in cui compro tutti gli ombretti usciti di una collezione. Ho preso questo qua giallo che è lo 01 Life is a Beach. E praticamente è un giallino abbastanza acceso, non è troppo tenue, che ha dentro però un sacco di glitterini sul dorato. Questa collezione ha tantissimi glitter sul dorato che comunque con la bronzatura stanno benissimo. Poi ho preso quello rosa che è il 03 Girls Just Wanna Have Sun. Ed è anche questo un pescato aranciato che va bene per tutti i giorni, proprio solo steso sulla palpebra mobile, una riga di eyeliner e via così, perché illumina tantissimo, ha queste perlescenze un po' scimmerine, un po' sempre tendenti al dorato che vi illuminano lo sguardo in un modo fantastico. E per finire ho preso quello verde che è il numero 02, Keep Calm and Go to the Beach, ed è anche in questo caso un verdino non troppo forte, ma neanche troppo tenue, con tutte queste micro pagliuzze dorate. Anche questo illumina un sacco. Magari poi fatemi sapere se vi va di vedere un mi trucco con voi in cui vi mostro questi prodotti. Altra cosa che ho preso, e ho preso tutti e due i colori usciti, sono stati i gloss, e quindi ne è uscito una tonalità più aranciata e una più fragola, più rossa. Io li ho presi entrambi perché li trovo comodissimi da tenere in borsa, questi gloss fatti così, e questi qua di Essence mi piacciono sempre moltissimo. Non ho ancora provato a vedere quanta differenza ci sarà tra i due. La cosa che mi piace tantissimo, soprattutto in questo qua rosso, è che ha dentro tantissime perlescenze dorate e anche in questo caso farà risaltare un sacco la bronzatura. Ho preso ancora l'eyeliner e ho scelto di prendere solo questo qui. Era uscito anche quello dorato, ma purtroppo quando sono arrivata io allo stand non c'era più. L'avrei preso se ci fosse stato, ma vabbè. Allora mi sono accontentata di questo, che è questo bellissimo verde, che
che sta divinamente con gli occhi del mio colore. E la cosa che mi piace è che anche questo qui ha un sacco di microperlescenze, di pagliuzze, quindi è fantastico per la sera. Questo qui comunque è il numero 02 Keep Calm and Go to the Beach. Un colore perfetto per chi ha gli occhi come me, ma anche per chi ha gli occhi verdi, ve li fa risaltare tantissimo. E l'ultima cosa che ho preso è stato lo smaltino. Ho preso di nuovo questo color verde-azzurro che sapete in questo periodo è la mia fissa. E anche questo è bellissimo perché a parte è quell'effetto sabbia, quindi assomigliano tantissimo anche a quelli usciti di OPI, di Kiko, sono bellissimi. E oltretutto mi piace tanto perché questo colore secondo me è il mio colore dell'estate insieme al verde menta e a questi colori comunque che hanno delle sfumature sul blu e sul verde. Questi erano tutti i miei acquisti con la nuova collezione di Essence, ve l'ho detto, mi sono lasciata un po' prendere, ma perché le collezioni colorate sono veramente la mia rovina. Infatti mi sa che di qui a qualche settimana ne vedrete altri di haul perché ho visto che sono in uscita un sacco di collezioni molto molto belle per l'estate. Fatemi sapere con un commentino se voi avete trovato qualcosa, se questa collezione vi attira, se ci sono altre trend edition di Essence in uscita che volete segnalarmi. Insomma, come al solito fatemi sapere tutto con un commento qui sotto. Io spero di avervi tenuto compagnia e di esservi stata utile. Vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!